E poi è alto. Sono Lamin e vengo dal Gambia. Ho 18 anni. Quando avevo 12 anni mio padre è morto e sono rimasto con mia madre e mio fratello piccolo. Sono Marco. Sono nato in Erba. Ho 23 anni. A me piace giocare a calcio e ascolto musica rock. Mi chiamo Mohamed e sono irachino. Vengo di un paese molto ricco, anche ricco in cultura. E di una famiglia bella, ho 8 fratelli. Sono Bebba, sono nata e cresciuta in Ungheria, amata e felice. Mio fratello ha 23 anni, ha avuto un cancro, ora sta bene. Mi chiamo Mamadou, sono nato in Senegal, ho 22 anni. Mia madre è gambiana e mio padre è senegalese. Ho un fratello piccolo. A 10 anni mio padre è morto e ho lasciato la scuola per aiutare mia mamma. Mi chiamo Michael, ho 27 anni, sono italo-canadese. Mia madre è canadese, mio padre è italiano. Ho una sorella, sono nato a Catanzaro. Da 6 anni sono andato a vivere in Canada. Da 12 anni i miei genitori si sono divorziati. Sono arrivato in Italia l'anno scorso, dopo un lungo viaggio su uno di quei barconi. Qui in Italia ho imparato a fare la pizza e gioco anche a calcio in una squadra qui del posto. Ma no, non ho sogni. Studio a Reggio Calabria Agraria. Il mio sogno per creare una zen. Ho visitato a Firenze e ho imparato l'italiano. Negli ultimi anni ho viaggiato in Europa per divertirmi. Non voglio figli, ma li voglio addirittura. Ho studiato urbanistica all'università. Viaggiato e vissuto in Australia, in Sud America, in Europa, in cerca di me stesso. Sono tornato a vivere in Italia 2 anni fa. Sono insegnante inglese. E ho visitato 11 paesi in tutta Europa. Perché non posso stare a casa, sono in fuga. Ho salvato una vita e per questo devo salvarmi ora. Sì, sono in Italia da 1 anno, 7 mesi e 20 giorni. Tra Turchia e Grecia dovevo nuotare un po', 2 ore. Ho visto bambini, ho visto donne morire, 5 bambini e 3 donne. A 14 anni me ne sono andato dal Senegal per trovare una vita migliore e per aiutare mia mamma. Sono andato a Mali, dove ho lavorato come meccanico per 5 mesi, ma volevo andare in Europa. Sono andato a Niger, dove ho lavorato per 4 mesi. Per pagare il viaggio per attraversare il deserto per la Libia. In Libia ho lavorato per pagare la barca, il viaggio per arrivare in Europa, in Italia. In Italia sono arrivato in Sicilia, dove sono stato 4 mesi in un campo con tanta gente, molto grande. Poi mi hanno mandato a Reggio Calabria, dove sono stato per 1 anno e 4 mesi in un centro. Reggio non mi è piaciuto tanto. Ho visto molto razzismo. Poi mi hanno mandato a Soverato
Soverato sono stato 8 mesi. E poi a Girifalco, dove sto ora. Sono lì da 4 mesi e qui mi trovo bene. Lavoro come marmista e gioco anche per la squadra di calcio, che mi piace molto. Ingrato, impassibile.